anche da parte di Federico Foroni alla parte tecnica. 546 giorni dopo, la Lazio ritrova il suo pubblico. L'ultima volta che la squadra biancoceleste ha giocato qui davanti ai suoi tifosi risale al 29 febbraio del 2020. La Lazio allora batté il Bologna per 2-0 e si sì, seppur per 8 giorni in testa alla classifica, poi il sogno scudetto fu vanificato dopo il lockdown con la Juventus che si riprese il primo posto appunto 8 giorni dopo quel Lazio-Bologna, vincendo contro l'Inter la gara di recupero e poi andando a vincere il nono scudetto consecutivo. Era la Juve di Maurizio Sarri ed inizia qui allo Stadio Olimpico l'avventura tra le mura amiche di Maurizio Sarri, che ha esordito in maniera vittoriosa una settimana fa contro una delle sue ex squadre, l'Empoli. La Lazio ha vinto per 3-1, soffrendo al di là del risultato finale che ha penalizzato in modo esagerato la formazione toscana. Indubbiamente c'è grande curiosità da parte della tifoseria biancoceleste nel vedere all'opera questa nuova Lazio, la Lazio di Maurizio Sarri. Si è chiusa l'era di Simone Inzaghi, è iniziata quella di Maurizio Sarri, e per questa prima allo Stadio Olimpico, che può ospitare ovviamente il 50% degli spettatori, al momento sono presenti oltre 20.000 spettatori, capienza massima al 50% è di 32.000 spettatori. Non si arriverà certamente a questa cifra, però è stata superata la soglia delle 20.000 unità. Lo Spezia di Thiago Motta è stato falcidiato dal Covid, che non ha permesso alla formazione ligure di iniziare e terminare in maniera adeguata la preparazione, nessuna amichevole giocata. Lo Spezia è passato direttamente alla prima partita ufficiale in Coppa Italia, vinta 3-1 con il Pordenone, poi è arrivato il pareggio di Cagliari, 2-2 con lo Spezia che era avanti 2-0 grazie alle reti di Giasi e di Bastoni, e poi è stato rimontato dal Cagliari dalla doppietta di João Pedro. Però nonostante le tantissime assenze, lo Spezia si è presentato a Cagliari con solo 16 giocatori a disposizione, con soli 3 giocatori di movimento in panchina. È stata certamente un'ottima prova quella della formazione di Thiago Motta, che oggi ha una panchina certamente più ricca rispetto a una settimana fa. E allora andiamo alla lettura delle formazioni, cominciando dalla Lazio di Maurizio Sarri. 4-3-3 il modulo, con Pepe Reina in porta, linea difensiva formata da Lazzari, Patrick, Acerbi e Yusai, a centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, in attacco Felipe Anderson, Immobile e Pedro. È assente Luis Felipe, che non è nemmeno in panchina, dei problemi muscolari il difensore brasiliano. Lo Spezia di Thiago Motta, 3-4-3 il modulo, con il portiere olandese Sotto in porta, in difesa Vignali, Erlich, Nicolau, a centrocampo Amian, Bastoni, Maggiore, Salva Ferrer, in attacco Verde, Giasi e Colley. Arbitrerà Dionisi della sezione dell'Aquila, settima presenza in A per lui, sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Berti, quarto uomo è Paterna, Alvar Aureliano, Avar Liberti. 26 gradi la temperatura attuale qui allo Stadio Olimpico, una temperatura assolutamente gradevole. Il terreno di gioco non è in perfette condizioni, come ha evidenziato anche ieri in conferenza stampa Maurizio Sarri, perché presenta in alcuni tratti zone senza manto erboso, in particolare all'interno delle due aree di porta. Massimiliano, a te. Massimo Marchesi, resta con noi perché entriamo ancora di più nei temi di questa sfida con le voci dei tecnici che si affronteranno fra poco. Sentiamo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Chiaro, dobbiamo cercare di migliorare in tutti gli aspetti, non sono percorsi lineari di una crescita lineare, ma sarà un percorso con dei momenti di stasi e dei momenti di crescita, come succede quasi sempre. La partita è una partita che lascia delle preoccupazioni sicuramente, prima di tutto per gli avversari, perché ho visto una squadra dinamica, ho visto una squadra molto aggressiva contro cui sarà difficilissimo giocare. Giochiamo su un terreno di gioco penso indegno di una città come Roma. Io raramente ho visto un campo in queste condizioni, quindi ci sono tantissimi motivi di preoccupazione per questa partita.
Massimo, allora hai sentito Maurizio Sarri che si lamenta del capo, ma non è la prima volta, lo abbiamo già sentito. In tutte le squadre che ha diretto c'è sempre stato un pensiero affettuoso per qualcuno. Sì, io so che la zollatura dell'Olimpico è stata rifatta nei giorni scorsi, quindi non può essere al 100% della migliore condizione il prato dello Stadio Olimpico. Certamente più avanti vedremo un campo sicuramente migliore, però ecco, Maurizio Sarri ha fatto bene a sottolineare le difficoltà che dovrà affrontare la sua squadra in questa partita, perché è vero, lo Spezia, come detto, ha giocato una gran partita, mentre spicca il volo l'Aquila Olimpia. A proposito, questa è una sfida tra aquile, perché anche il simbolo dello Spezia è proprio l'Aquila. E altra parentesi che apriamo e chiudiamo, auguri a Thiago Motta, che oggi compie 39 anni, il tecnico dello Spezia. Spezia che ha giocato, come dicevo, una gran partita, che ha chiuso anche in maniera brillante la gara con il Cagliari, nonostante le pochissime sostituzioni che ha potuto fare Thiago Motta. Quindi è una partita che la Lazio dovrà prendere con le molle, che però vuole vincere chiaramente, anche perché vuole ripresentarsi nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico. Massimo, l'esordio con l'Empoli, una delle ex squadre di Sarri, come hai sottolineato giustamente tu in fase di presentazioni, è sembrato fin troppo facile, una vittoria esterna per 3-1 è andata liscia, tranquilla. Però Maurizio Sarri mette in guardia, perché dice ci saranno dei momenti di stasi. Guarda, il risultato, come detto, ha penalizzato in maniera esagerata l'Empoli, perché non ci stavano due gol di scarto. L'Empoli ha preso un palo, ha colpito una traversa, c'è stato un salvataggio sulla linea clamoroso di Luis Felipe, e insomma è andata abbastanza bene alla Lazio, che ha subito 16 tiri in porta dalla formazione avversaria, e questo ha fatto andare un po' su tutte le furie lo stesso Sarri. Lazio che chiaramente è un cantiere aperto, ci saranno probabilmente altri innesti da qui a martedì, a quando si concluderà il calciomercato, perché la società sta cercando un sostituto del Tucu Correa, che ieri sera si è presentata alla grandissima con l'Inter in 20 minuti, una doppietta alla partita col Verona, l'ha vinta lui, e c'è questa trattativa avanzata, anche se c'è l'opposizione da parte dell'Eintracht Francoforte per l'esterno serbo Kostic, sarebbe un grandissimo acquisto per la Lazio, una trattativa in essere che probabilmente saranno decisive le prossime ore, e poi la Lazio sta guardando anche in difesa, perché necessita un arrivo in difesa, perché al momento la rosa appare abbastanza corta, e questo è un problema cronico degli ultimi anni da parte della Lazio, soprattutto nel reparto difensivo. Allora sentiamo anche il festeggiato di oggi, Thiago Motta, che come si diceva compie gli anni, sentiamolo. Una partita diversa, nuova da giocare contro una buona squadra, e entreremo in campo per fare una buona prestazione. Mi aspetto una partita difficile per noi in tutti i punti di vista, noi dobbiamo essere pronti, preparati per affrontarla come l'abbiamo affrontato la prima di campionato. Abbiamo giocato, poi subito dimenticato, e abbiamo preparato questa partita per affrontarla nel miglior modo possibile, e siamo concentrati a giocare questa partita e soprattutto fare una grande prestazione. Altro allenatore che si attende una partita difficile, ma del resto, Massimo, non troveremo mai un allenatore che ci dica il contrario prima di un match. Beh, giustamente, no? Anche per responsabilizzare i propri giocatori, è nel DNA di tutti gli allenatori, credo. E chiaramente l'obiettivo dello Spezia è quello di salvarsi, obiettivo raggiunto tra l'altro e anche in modo convincente e meritato nella scorsa stagione. E quindi stesso obiettivo anche per questa. Thiago Motta che torna in panchina, lui quando evidentemente la Liguria gli porta bene, nel senso che ha avuto quell'avventura lì al Genoa, poi è stato un po' fermo ed è tornato, è stato chiamato allo Spezia, un Thiago Motta che si è inserito subito molto bene, da quello che mi è stato detto lì in questa nuova avventura alla Spezia, e soprattutto i giocatori lo stanno seguendo alla lettera, anche perché, Massimiliano, parliamo di un personaggio assolutamente carismatico, perché insomma palmarès davvero importante
parte, e un trascorso importante, quello di Thiago Motta, lo ricordiamo, da calciatore con il Barcellona, con l'Atletico Madrid, con lo stesso Genoa in Italia, con l'Inter, col Paris Saint Germain, squadra con cui ha chiuso la carriera. Quindi insomma parliamo veramente di un grande del calcio internazionale. Intanto stiamo sentendo un fantastico Morricone rock che ti fa da sfondo, sì, con chitarra elettrica, davvero bello, per allietare il pubblico che torna sugli spalti. Anche questo è un guarda, dato positivo. Guarda Massimiliano, dico finalmente, perché io penso anche per noi radiocronisti descrivere e raccontare le partite senza il pubblico è stata davvero una tristezza. E ci vuole anche la carica, no? Anche per noi da parte del pubblico, e rivedere come abbiamo rivisto ad esempio personalmente una settimana fa Diego Armando Maradona, nuovamente non pieno purtroppo ancora al 100%, ma già al 50%, insomma, si fa sentire la voce, la sentiamo perfettamente in cuffia, e sale anche, no, da parte nostra l'adrenalina, e è tutta un'altra storia, è partita vera. Bene, sarà partita vera fra poco, alle 18.30 si parte con il fischio di inizio delle due gare, Lazio Spezia e Atalanta Bologna. Nel frattempo alle 18 è cominciata la sfida di Serie B fra Vicenza e Frosinone, siamo al 24esimo, 0-0 fra le due squadre, torniamo fra poco.
di capienza ammessa, ma la curva alla nostra sinistra è gremita, ci sono vuoti negli altri settori ma neanche tanto, e quindi insomma diciamo che in 10.000, che a questo punto è il massimo che si può avere, ci sono tutti, anche un'ottantina di tifosi del Bologna nello spicchio riservato agli ospiti alla nostra destra per questo Atalanta-Bologna, che in questa seconda giornata è l'unica sfida tra le squadre a punteggio pieno, se così si può dire, dopo una sola partita, visto che l'Atalanta, pur non disputando la sua migliore gara, ha vinto in extremis una settimana fa a Torino contro il Torino, e il Bologna, anch'esso soffrendo in casa con la Salernitana, ha vinto per 3-2. Le squadre sono schierate al centro del campo, sentite la sigla della Lega Calcio. L'Atalanta giocherà con la sua divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni blu, tutto bianco il Bologna con bordi in rosso e blu. Andiamo subito con le formazioni. Gianpiero Gasperini, che non può contare su De Ron, squalificato, Zapata da Tebur infortunati, parte con un 3-4-2-1. Musso, il portiere, Toloi, Palomino e Genziti in difesa, Mele, Pasalic, Freuler, Gosens a centrocampo, Malinowski e Ilicic dietro, l'unica punta che è Muriel. Dall'altra parte Sinisa Mihajlovic, tecnico della Bologna, anche per lui assenti, due squalificati, Scouten e Soriano, espulsi alla prima con la Salernitana, altri infortunati. Potrebbe essere un 4-4-2 che all'occorrenza può trasformarsi in 4-2-3-1, lo schema prediletto dal tecnico serbo. E quindi Skorupski in porta, De Silvestri, Medel, Bonifazi e Ike in difesa, Kingsley, Dominguez, Orsolini e Svanberg a centrocampo, Sansone e Arnautovic avanzati. A dirigere l'incontro l'arbitro più esperto di tutti, Daniele Orzato di Schio, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per lui, assistito da Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Damiano Margani di Latina come guardaline, quarto uomo Alberto Santoro di Messina, al VAR Daniele Chiffi di Padova e Matteo Passeri di Gubbio. Il campo è stato innaffiato, beh insomma siamo a fine agosto, ha fatto caldo, quindi non si può definire perfetto. Adesso la temperatura invece è quasi ideale, 21 gradi, attorno alle 16.30, pure piovuto qui a Bergamo. Adesso poi il cielo si è schiarito ma sono già accesi i riflettori, tutto pronto e saliti convenevoli. Atalanta da sinistra a destra in questo primo tempo rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte la Bologna, ma come avete sentito saranno anche questa sera due le partite in contemporanea del campionato di Serie A, si gioca anche Lazio-Spezia e dunque allo Stadio Olimpico di Roma per noi c'è Massimo Barchiesi. E buon pomeriggio anche dallo Stadio Olimpico di Roma, buon pomeriggio anche da parte di Federico Foroni alla parte tecnica. Lazio-Spezia è iniziata in questo momento, dopo un anno e mezzo si ripopola l'Olimpico bianco-celeste, sugli spalti sono presenti 22.000 spettatori, capienza al 50% è di 32.000 spettatori, ma comunque è un bel vedere anche qui con la curva nord completamente esaurita. Dunque gara già iniziata, Lazio maglia celeste, pantaloncini bianchi, completo nero con banda verticale per lo Spezia, che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Le formazioni, la Lazio di Maurizio Sarri dopo 5 anni di 3-5-2 cambia il modulo, 4-3-3 per i biancocelesti dopo i 5 anni di Simone Inzaghi. Reina in porta, linea difensiva formata da Lazzari, Patrick, Acerbi e Iusai, a centrocampo Milinkovic, Leiva, Luis Alberto in attacco, Felipe Anderson, Immobile Pedro, lo Spezia del festeggiato Thiago Motta, oggi per lui 39 anni, 3-4-3, Zotti in porta in difesa, Vignali, Erlich e Nicolau, a centrocampo Amian, Bastoni, Maggiore, Salva Ferrer, in attacco Verde, Giasi e Colley, l'arbitro è Dionisi della sezione dell'Aquila, settima presenza per lui, assistente Cipressa Berti, quarto uomo Paterna, Alvar Aureliano, Avar Liberti, con la Lazio a manovrare, con Luis Alberto, uno degli uomini più attesi in panchina contro l'Empoli, è entrato in campo nel corso della ripresa, oggi parte da titolare. Lazio che nella prima partita ha battuto proprio al Castellani l'Empoli per 3-1, ottimo pareggio per lo Spezia a Cagliari per 2-2, subito l'iniziativa di Felipe Anderson che scarica il pallone per Iusai, parte il cross, colpo di destra a mettere fuori il pallone da parte di Erlich, 1 minuto e 50 secondi sul cronometro, Lazio 0 Spezia 0, linea Bergamo Giuseppe Bisantis.
Un minuto di ritardo rispetto al campo di Bergamo. Qui scocca adesso il primo minuto, ovviamente 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. C'è stato anche un incauto ingresso in campo di un addetto al campo, che evidentemente non si era resa conto che era tutto pronto, con i giocatori schierati e con l'arbitro che l'hanno guardato male. A un certo punto piano si è allontanato e quindi si è potuto iniziare. C'è subito Arnautovic della Bologna, anche se l'Atalanta è partita forte poco fa. Apertura di Muriel dalla sinistra per Ramele, che ha provato a rimettere al centro difesa della Bologna che ha allontanato. Adesso è uscito il sole, nonostante siano da un po' accesi i riflettori qui al Gavi Stadium. Il pallone che arriva per Musso, da Musso ancora per Toloi, Toloi ancora per Mele che cerca il filtrante ancora per l'inserimento di Malinowski, il giocatore ucraino. Arriva un po' troppo sotto il pallone, si guadagna però fallo laterale. Il lancio di Ilicic ancora per la giocata di Mele, che va verso il fondo, la rimette al centro difesa della Bologna che allontana malissimo. Palla ancora per Malinowski, che entra in area di rigore. Il controcross di Malinowski troppo alto dall'altra parte, dove tenta di inseguire il pallone Gosens. Palla che si perde sul fondo. Ha iniziato l'Atalanta subito premendo, mentre Sinisa Mihajlovic allarga le braccia come a dire disattenzioni di attenzione questo genere. Attenzione Bisantis, lo Spezia in vantaggio al quarto minuto, ha segnato Daniele Verde, 1-0 per lo Spezia, con i giocatori della Lazio che stanno protestando per una presunta posizione di fuorigioco. Stanno festeggiando i giocatori dello Spezia sotto il settore che ospita 150 tifosi liguri. Al momento è Lazio 0, Spezia 1, nuovamente Bergamo. D'accordo, grazie. Beh, se dovesse essere confermato questo gol, Daniele Verde all'Olimpico, lui che è cresciuto nella Roma, si scatena. L'anno scorso si ricorda uno suo gol in rovesciata davvero strepitoso. Comunque staremo a seguire da quello che ci racconterà Massimo Barchese. Intanto il Bologna con la discesa da parte di Sansone, il cross a vuoto, conclusione, si divora il gol il Bologna. Sansone mette al centro male la difesa dell'Atalanta, è arrivato dalle retrovie pronto a calciare Orsolini, ma davvero con la porta spalancata. Orsolini ha calciato malissimo, mandando il pallone alto sopra traversa al terzo minuto, dopo tre minuti di marca tutta atalantina. L'occasione è del Bologna, dilapidata da Orsolini. 3:20, Atalanta 0, Bologna 0. Sentiamo dall'Olimpico se il gol è stato convalidato. Sì, convalidato il gol di Verde. Occhio alla Lazio, immobile, pallonetto, rete. Immediato pareggio della Lazio, fotocopia di Empoli. Lazio sotto al quarto minuto e 60 secondi dopo pareggia. Ha segnato Ciro Immobile al quinto minuto, Lazio 1, Empoli 1. E allora andiamo con ordine, il gol dello Spezia. Bravissimo Giasi ad andar via sul settore di sinistra, ad entrare all'interno dell'area di rigore, a calciare con il destro. Reina si è tuffato, ha deviato il pallone, è arrivato in posizione regolare in tap-in a spingere in fondo al sacco il pallone Verde per il vantaggio della formazione ligure. Poi immediato il pareggio con Pedro che lancia Immobile all'interno dell'area di rigore, scavetto di Immobile su Zet in uscita, pallone alla destra in diagonale dell'estremo difensore olandese dello Spezia e pareggio immediato da parte della Lazio. Quindi al quarto minuto Verde, al quinto minuto Immobile, e per confermare sottolineare, come ricordava anche Giuseppe Bisantis, la tradizione positiva di Daniele Verde. Qui allo Stadio Olimpico lo scorso anno Verde segnò 6 gol in campionato, la metà dei quali alle romane, 2 alla Roma, 1 alla Lazio, peraltro quella alla Lazio strepitoso con una rovesciata fantastica all'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo dunque ora in favore dello Spezia, avvio pirotecnico qui allo Stadio Olimpico, 1-1. Seguiamo il corner che sta per essere battuto da Colle e sul primo palo allontana Lucas Leiva. Ciro Immobile, gol numero 157 in Serie A, raggiunge Luca Toni al 19° posto fra i goleador di tutti i tempi del massimo campionato, ma soprattutto gol numero 152 con la maglia della Lazio, ed è ora a meno 7 dal primato di Silvio Piola, miglior goleador all time dei biancocelesti. Siamo al 7° minuto all'Olimpico, Lazio 1 Spezia 1 Bergamo.
Qui ci avviciniamo al sesto minuto, beh, inizio scoppiettante all'Olimpico e anche qui dopo l'occasionissima di Orsolini per il Bologna che vi abbiamo raccontato nel precedente collegamento, vicino al vantaggio l'Atalanta con la solita azione palla a terra, palla per Malinowski che da appena dentro l'area di rigore ha calciato in crociale di sinistro, palla che ha lambito il palo alla sinistra di Skoruski che era rimasto immobile. Ancora l'azione da parte dell'Atalanta con Muriel, limite dell'area sempre per Malinowski, Ilicic lo sloveno si libera, poi cade ma si rialza subito, non c'è protesta. Ancora un colpo di testa da parte di Palomino, da sbaglia la difesa del Bologna, va a recuperare Kingsley, il centrocampista nigeriano arrivato in estate dalla Regina, che va a conquistarsi un calcio di punizione servito all'indietro ancora per Medel, schierato ancora come difensore centrale, ma ormai da parecchi anni che il cileno, che nasce centrocampista, si è spostato sulla linea dei difensori a mettere a punto la sua grande esperienza. Ancora Arnautovic, l'apertura per lo scatto da parte dello scozzese Ikei che arriva nella metà campo ma lo copre molto bene Ilicic. Ancora però l'Atalanta con la chiusura di Palomino, poi è Mele che dà all'indietro sempre per Palomino, ma attenzione perché Ilicic è a terra e si mette le mani sul volto, è orzato, ha interrotto il gioco chiamando subito l'ingresso in campo di medico e massaggiatore dell'Atalanta. Evidentemente nel recuperare palla a Ikei è caduto male Ilicic, mi era sembrata una caduta normale, non sappiamo se involontariamente Ikei abbia colpito con i tacchetti sì alla nuca, perché viene apposta una borsa del ghiaccio sulla nuca dello sloveno che comunque si rialza immediatamente. Nessun problema dunque, 7 minuti a Bergamo, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo all'Olimpico. Qui siamo avanti perché siamo nel corso del nono minuto, 1-1 tra Lazio e Spezia, il botta risposta al quarto verde, al quinto Immobile imbeccato benissimo da Pedro che sta agendo sulla destra del tridente offensivo biancoceleste con Felipe Anderson a sinistra, un acquisto di altissimo livello, a sorpresa quello di Pedro arrivato dalla Roma la scorsa stagione. Pedro ha giocato con la maglia giallorossa, erano oltre 40 anni che un calciatore non cambiava casacca nella capitale, passando appunto dalla Roma alla Lazio o viceversa. Pallone per lo Spezia con il francese Amian, cresciuto nel Tolosa, all'altezza della mediana, ecco sotto la nostra postazione ancora Daniele Verde, giocatore cresciuto nel settore giovanile della Roma. C'è Erlic, il croato ex Sud Tirol, in possesso palla, scambia con Giulio Maggiore, giocatore nato a Genova, cresciuto però nello Spezia, capitano dello Spezia, 23 anni, davvero uno degli uomini più importanti dello Spezia. Acerbi recupera, poi Milinkovic, tutto un tocco alla Lazio, Luis Alberto, poi Milinkovic per Leiva, all'indietro per Patrick che agisce da centrale di difesa in virtù dell'assenza dell'infortunato Luis Felipe, lancio in profondità, esce Zotte, siamo al decimo minuto, Lazio 1 Spezia 1, nuovamente Bergamo, Atalanta Bologna. Sono quasi 9 minuti di gioco alla Gavi Stadium, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, ritmo alto, complice anche la temperatura accettabile, fine agosto, 21 gradi, la pioggia che ha reso un po' più fresca anche se c'è un livello di umidità abbastanza alto, rimessa con le mani in favore della Bologna e Lorenzo De Silvestri, l'eroe della prima giornata con la doppietta alla Salernitana che l'ha portato lui difensore in vetta alla classifica dei capocannonieri e oggi gioca con la fascia di capitano vista la squalifica di Soriano. Il retropassaggio di testa di Medel per Skoruski, completo verde chiaro per il portiere polacco che ha solo osservato con lo sguardo una diagonale di Malinowski terminato di pochissimo al lato ma non ha dovuto ancora effettuare interventi al di là dell'ordinaria amministrazione. Anticipato Arnautovic dal centrocampo di Pasalic, palla per Palomino poi per Mele l'apertura ancora a destra per un Ilicic che sembra molto più in palla rispetto alla partita di Torino di una settimana fa, ancora Mele, Ilicic lascia scorrere ancora per Pasalic che a sua volta fa seguire per il rientrante Freuler, a Torino non c'era per squalifica, una giornata rimediata nella precedente campionato, ancora il pallone per Pasalic, poi per Freuler che mette ancora per Luis Muriel fa viaggiare Gosens che arriva sulla sinistra, il tedesco poi entra in area di rigore, Gosens prova il tiro rimpallato, ma sui piedi di Ilicic che calcia, tiro ancora fuori di pochissimo, praticamente la ripetizione del tiro di Malinowski, qua Ilicic però calcia praticamente da fermo, dopo il primo tiro di Gosens con il sinistro prova ad angolare, ancora una volta Skoruski immobile a guardare e la palla che ha lambito il suo palo alla sinistra, bella partita, 10 minuti, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo all'Olimpico di Roma.
Bella partita anche qui all'Olimpico, siamo al 12esimo, 1-1 tra Lazio e Spezia con la formazione di Maurizio Sarri in possesso palla con Patrick che serve uno dei pretoriani di Sarri, ovvero Yusai che ha lasciato il Napoli a fine contratto e Sarri immediatamente lo ha portato nella capitale, pallone all'indietro per Pepe Reina che porta a spasso il pallone all'interno della propria area di rigore, c'è Conley in pressing su Patrick che si libera del pallone servendo Lazzari, poi ancora recupera Simone Bastoni per lo Spezia che anche oggi agisce da mezzala, è stato tra i migliori in campo contro il Cagliari, lui che nella scorsa stagione ha giocato da esterno sinistro, vediamo lo Spezia ancora che manovra con Daniele Verde, lo Spezia non dà riferimenti alla difesa della Lazio, in particolare gli attaccanti con Giasi che sta agendo da falso 9 con Verde che svaria da una parte all'altra, ora vediamo il pallone che non è stato controllato nel migliore dei modi da Luis Alberto che regala una rimessa laterale allo Spezia che agisce nella propria metà campo con Maggiore, da questi ad Erlic, siamo al 13esimo minuto all'Olimpico, Lazio 1 Spezia 1 Bergamo. Qui invece ci avviciniamo al 12esimo minuto ed è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna con il pallone che termina in fallo laterale. La rimessa con le mani è in favore della formazione atalantina, bisogna recuperare il pallone, anzi no, per il Bologna è Ikei che si incarica della battuta, gli si avvicina Dominguez che però è marcato stretto da Pasalic, allora Ikei cambia idea, va da Arnautovic, l'austriaco che fa proseguire il tentativo di inserimento di Sansone che però viene subito fermato da Freuler e riparte Ginziti per la Atalanta dalla terza linea, l'apertura a sinistra per Gosens, Gosens ancora per la giocata di Malinowski, Malinowski che è stato operato a luglio per un'ernia, per questo motivo la preparazione non è stata delle migliori, tra l'altro Malinowski ha pure disputato con la nazionale ucraina i campionati europei itineranti vinti dall'Italia, ancora Dominguez che arriva sulla tre quarti campo, sembra voglia tirare, poi va da Orsolini, limite dell'area, conclusione, attenzione c'è una deviazione, la palla che si impenna e termina in a corner per il primo tiro dalla bandierina della partita che registriamo al 13esimo minuto in favore del Bologna, lo racconteremo prima di tornare da Massimo Barchiesi allo Stadio Olimpico di Roma per il racconto di Lazio Spezia che ha già visto due gol, uno per parte la bandierina e quello e arriva sinistra. Il terzo perché ha segnato ancora Ciro Immobile, strepitoso gol da fuori area da parte della scarpa d'oro 2020 e la Lazio si porta in vantaggio, ribalta il risultato al quarto d'ora, Lazio 2 Spezia 1, ancora lui Ciro Immobile. Bergamo. Battuto l'angolo il pallone, ce ne sarà un altro però dall'altra parte perché vanno un po' insieme, non si intendono Palomino e Mele su questo pallone, il pallone che termina di nuovo in fallo di fondo e quindi secondo angolo consecutivo per il Bologna, questa volta però dalla bandiera di destra porta alla nostra sinistra, quella più vicina alla nostra postazione che qui a Gavi Stadium è alquanto decentrata, vediamo che dalla bandierina di destra va a battere questo angolo teso, l'uscita di Musso con un pugno, ricordiamo che con la Salernitana i due gol di Salernitana di De Silvestri sono nati da azione d'angolo, ancora il controllo del Bologna che comunque ha affrontato bene questa partita pur se il pallino rimane sui piedi dei giocatori nero-blu, ancora il cross di Ikei, il pallone per Arnautovic che incoccia bene di testa ma non angola e quindi per Musso è un gioco da ragazzi, bloccare il pallone e prepararsi al rinvio, 14 minuti, Atalanta 0, Bologna 0, torniamo all'Olimpico. Dove entriamo nel 16esimo minuto e dunque la Lazio ha ribaltato il parziale, d'ora è avanti 2-1 sullo Spezia, ancora una volta ha segnato Immobile, doppietta per il campione d'Europa, andato in gol al quarto d'ora su sponda da parte di Luis Alberto, non ci ha pensato su Immobile, dai 20 metri ha scaricato un destro violentissimo che si è insaccato alla destra di Zet, non perfetto l'estremo difensore dello Spezia, ma va apprezzata la coordinazione con la quale Immobile ha impattato sul pallone scaraventandolo in fondo alla rete e allora aggiorniamo i numeri di Immobile, 158 gol in Serie A,
153 con la maglia della Lazio ed ora è a meno 6 da Silvio Piola. Pallone ancora per Zet, il rinvio dell'estremo difensore dello Spezia in completo verde. Lazio che recupera il pallone a centrocampo, c'è un intervento irregolare da parte di Maggiore su Milinkovic, va subito a scusarsi con l'avversario il capitano dello Spezia. Calcio di punizione, non c'è provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, d'altronde Maggiore ha cercato il pallone, ha trovato il piede di Milinkovic, ma è un fallo onesto, chiamiamolo così, quello del centrocampista dello Spezia nonché capitano. Pallone di Acerbi all'indietro per Pepe Reina, 17 sul cronometro allo Stadio Olimpico. Lazio 2 Spezia 1, Bergamo Atalanta Bologna. Qui ci avviciniamo alla 16esimo minuto ed è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Retropassaggio adesso di Gosens per il portiere Musso, completo celeste per lui con bordini in nero. L'apertura per Mele, lo stop di petto del danese, grande protagonista all'europeo con la maglia della sua nazionale. Malinowski per Muriel che si sgancia, il colombiano non è ancora al meglio ma Torino ha segnato un gran gol. Muriel si accentra, Muriel prova la conclusione centrale, la parata a terra di Skorupski, non difficile perché Muriel non è riuscito ad angolare come avrebbe voluto, però insomma è riuscito a far filtrare un pallone e non era facile visto che la difesa della Bologna era schierata. Skorupski con le mani per Lollo De Silvestri che arriva fino alla tre quarti campo, il pallone per Kingsley, Kingsley ancora per De Silvestri, De Silvestri all'indietro per il portiere Skorupski che poi va a effettuare il rilancio lungo, troppo per il tentativo di intervento da parte di Sansone che poi desiste dal toccare quel pallone che termina in fallo laterale. La rimessa con le mani è in favore dell'Atalanta, arriva alla battuta Gosens mentre Gin City va a recuperare la sua posizione all'interno della retroguardia nero-blu. Il pallone arriva proprio a Gin City sul tocco all'indietro da parte di Malinowski. Gin City ancora per Palomino, attenzione che c'è Musso che sta seguendo uno schema ed è letteralmente fuori dai pali, se perde quel pallone lì Palomino sono guai seri per l'Atalanta, in realtà non lo perde, quindi la rimessa con le mani è in favore della forma, anzi il calcio di punizione è in favore dell'Atalanta, sempre sulla tre quarti campo, metà campo dell'Atalanta. Braccia concerte per Giampiero Gasperini, camicia bianca e pantaloni scuri, maglietta a maniche corte nera come neri sono i pantaloni, scarpe da tennis e immancabile berretto da parte di Sinisa Mihajlovic con i colori rosso e blu, i quelli del Bologna. Ancora il pallone che arriva dalle parti di Muriel, Muriel prova ad accentrarsi, Muriel ancora per Gosens che si gira, ancora centrale la parata di Skorupski. Siamo quasi alla 18esimo minuto, partita senza soluzione di continuità ma è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Lazio Spezia. All'Olimpico siamo al 19esimo, Lazio 2 Spezia 1, ma poco fa Lazio ad un passo dal terzo gol, splendida combinazione tra Felipe Anderson e Pedro, conclusione dello spagnolo, è stato bravo Zet a deviare in calcio d'angolo tuffandosi sulla sua destra, un'azione ben congegnata dai due nuovi arrivi, Felipe Anderson, si tratta di un ritorno in realtà alla Lazio perché aveva già vestito la maglia biancoceleste dal 2013 al 2018, poi è passato al West Ham e al Porto, un giocatore fortemente voluto da Maurizio Sarri. A proposito di giocatori voluti fortemente da Sarri, Usai se ne va a Vignali, pallone di Felipe Anderson per Immobile, area di rigore, Immobile, Immobile in mezzo, l'intervento decisivo in calcio d'angolo proprio di Vignali, terzo tiro dalla bandierina in favore della Lazio, angolo che sarà battuto alla destra di Zet. Vanno Pedro e Felipe Anderson, Luis Alberto alla battuta del calcio d'angolo, vediamo un po' quale sarà la soluzione scelta dai giocatori biancocelesti. Allora in zona restano Luis Alberto e Pedro, in area di rigore ci sono soltanto 5 giocatori della Lazio, in questo momento parte Luis Alberto, secondo palo è per Zetto il pallone, l'uscita sicura da parte dell'estremo difensore olandese dello Spezia. 20 minuti 15 secondi sul cronometro, Lazio 2 Spezia 1, Bergamo Atalanta Bologna. Poi ci avviciniamo al 20esimo, ma seguiremo prima questo calcio di punizione in favore dell'Atalanta, posizione decentrata sulla destra, 25 metri, ma Malinowski buon tiratore, poco più indietro c'è Muriel e poi ci fermeremo per il primo messaggio pubblicitario. La barriera del Bologna vede 4 uomini, 2 dell'Atalanta a distanza regolamentare, vanno a coprire la visuale di Skorupski, vengono anche adesso coperti da 2 giocatori del Bologna e comunque si accertano che il portiere guardi bene. Malinowski infatti va sulla barriera, barriera evidentemente
finalmente piazzata bene, ma ancora Atalanta un retropassaggio per Mele e a sua volta Mele va all'indietro dal portiere Musso, Musso che alza la testa, effettua un rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti di Bonifazi che sbaglia i tempi dello scatto, c'è X che dà il pallone all'indietro per il portiere Skoruski, 20° minuto, 0-0 per noi, pubblicità. Lidl, anch'io. 20° superato da 30 secondi ed è sempre 0-0 qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna con Medel del Bologna che apre tutta a destra per De Silvestri, parte dalla terza linea questa azione dei rosso-blu, questa sera in completo bianco con bordi in rosso-blu. De Silvestri perde un po' tempo a liberarsi del pallone, si trova addosso due giocatori dell'Atalanta, vediamo se metterà l'esperienza il giocatore di scuola Lazio che riesce a guadagnarsi un buon fallo laterale, visto come si erano messe le cose, insomma non male. E il 21° minuto, 0-0 tra Atalanta e Bologna, Mihai invece comincia a far scaldare qualche giocatore velocemente le due panchine nell'Atalanta, i due portieri Rossi e Sportiello, poi Lammers, Pezzella, Del Prato, Demiral, Pessina, Scalvini, Miranciuk, Lovato, Zappacosta e Piccoli, nel Bologna un solo portiere Bardi e poi Binks, Sumaurosco, Volsen, Tomiasu, Baye, Santander, Von Oidonk, Vignato, Amei, Cangiano e Barrow, 0-0 Olimpico. Anche qui c'è un giocatore che si sta scaldando, è Marusic della Lazio, perché c'è stato un infortunio subito da Manuel Lazzari, un problema al polpaccio destro, ora si è alzato Lazzari ed è a bordo campo, proverà a rientrare sul terreno di gioco, ma intanto Marusic ha iniziato la fase di riscaldamento, Lazzari che ha cambiato ruolo con l'arrivo di Maurizio Sarri e da esterno di centrocampo con Simone Inzaghi è passato a esterno di difesa con Maurizio Sarri, tra l'altro ha realizzato un gran gol ad Empoli su assist di Milinkovic, proprio Milinkovic che di testa serve all'indietro Pepe Reina. Lazio momentaneamente in 10 uomini, in vantaggio per 2-1, ora cerca di correre, non c'è niente da fare per Lazzari, ha provato, ha bozzato un tentativo di corsa, ma si accorto che evidentemente nel frattempo c'è Zette che rinvia male il pallone, torna in porta, Immobile va giù, colpito in modo involontario, allontana Vignali, ci sarà cambio nella Lazio con Marusic che prenderà il posto di Lazzari. Siamo al 24esimo, Lazio 2 Spezia 1, Atalanta Bologna, Bisantis. Quasi 23 minuti poco fa stava per combinare la grossa Kingsley, centrocampista nigeriano di buon dinamismo ma evidentemente classe 99, ancora non di grande esperienza, ha perso malamente un pallone sulla tre quarti, Atalanta che è andata al tiro con Ilicic ma con un po' troppa sufficienza, il tiro dello sloveno è terminato altissimo in curva. Adesso c'è il pallone controllato dal Bologna, non bene, esce Toloi, l'italo-brasiliano che mette il pallone ancora a sinistra, il contrasto, non fischia Orsato, tutto regolare, poi un fallo sul giocatore del Bologna, adesso sì che fischia Orsato, calcio di punizione in favore del Bologna all'altezza della linea centrale del campo ed è proprio De Silvestri che si incarica della battuta, De Silvestri che attende l'arrivo di un compagno, è proprio Kingsley che poi proprio è marcato da Malinowski e allora De Silvestri preferisce metterla lunga per Arnautovic che spalla la porta, deve girarsi Palomino, Arnautovic mantiene ancora il possesso palla l'austriaco, Arnautovic che tocca il pallone all'indietro, ancora per il controcross, il tentativo di colpo di testa di Dominguez sovrastato dal colpo di testa di Jim City che poi viene anche colpito e quindi c'è calcio di punizione in favore dell'Atalanta, fase adesso abbastanza spezzettata della gara, rimane comunque una gara sicuramente piacevole, arrivata alla 24esimo minuto, situazione Atalanta 0 Bologna 0 Lazio Spezia. 25 minuti e 10 secondi, dunque Marusic al posto di Lazzari, occhio al contropiede della Lazio con Luis Alberto che apre sulla sinistra per Felipe Anderson, accompagna l'azione Immobile, punta all'area, Felipe Anderson vi entra, Felipe Anderson, tiro intercettato da Amian, ma il tocco finale sul ripallo è stato di Felipe Anderson, si riprenderà dunque con una semplice rimessa da fondo campo per lo Spezia, giocatore di corsa Manuel Lazzari in uno dei suoi scatti si è fatto male,
ha provato a tornare sul terreno di gioco, ma col polpaccio non c'è da scherzare, e allora a quel punto è stata scelta la via migliore evidentemente per Lazzari, quella di abbandonare la partita. Al suo posto dunque Marusic, che nella scorsa stagione è stato un po' il jolly di Simone Inzaghi, utilizzato a destra, a sinistra, sia della difesa sia del centrocampo. Vediamo la Lazio ancora a centrocampo con Acerbi, ancora altro campione d'Europa dei biancocelesti. Si allunga il pallone, lo perde, lo recupera lo Spezia con il greco Nicolaou. Siamo nel corso del 27esimo, vediamo la chiusura di Yusai su Verde, pallone all'indietro per Pepe Reina, Lazio 2 Spezia 1 Bergamo. Superato il 25esimo, i fischi che sentite sono per il terzo angolo per il Bologna, battuto veramente male con il pallone che dalla bandiera di destra è terminato in fallo laterale sotto la nostra posizione, un angolo tra l'altro contestato, il terzo per il Bologna contro nessuno dell'Atalanta, perché lo ha procurato Orsolini, ma probabilmente Orsolini aveva, anzi lo aveva probabilmente fatto sgambettando di netto Gosens. Ci sono stati fischi verso l'arbitro Orsato che ha lasciato proseguire, ma siamo già dall'altra parte. Attenzione, Pasalic non riesce a superare il suo diretto avversario Bonifazzi, subentra però Mele nell'azione, il tocco all'indietro per Ilicic, agganciato e questo sì è fallo. Sansone va subito a chiedere scusa a Ilicic anche per una carezza sulla nuca. Ilicic si rialza, quindi punizione interessante in favore dell'Atalanta all'altezza del vertice destro dell'area di rigore della Bologna sulla fronte d'attacco dell'Atalanta, e quindi molto probabile un pallone che verrà recapitato al centro. Difficile pensare a un tiro verso lo specchio proprio per la posizione assolutamente decentrata di questo pallone. Malinowski parte con il sinistro, nessuno ha accanto a lui, un solo uomo della Bologna in barriera, proprio l'uomo che ha commesso fallo, Sansone, tutti gli altri in area di rigore a prendere in consegna coloro che probabilmente entreranno, anche se Malinowski sta guardando la porta come se volesse provare la soluzione a sorpresa. Staremo a vedere il sinistro dell'ucraino che cosa si inventerà, si gira anche verso la sua panchina come a dire che faccio, ci provo. Beh, vedremo, dalla panchina non sono arrivate particolari indicazioni, infatti tira in a porta ma trova nella traiettoria il colpo di testa liberale da parte di un giocatore della Bologna. Recupera però l'Atalanta, tra l'altro un giocatore dell'Atalanta era terminato a terra in aria con palla lontana, ancora il pallone rovesciato al centro per il tentativo di Jim City che evita la rimessa dal fondo ma non quella laterale, rimessa in a favore della Bologna. Abbiamo superato il 27esimo qui a Bergamo, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo a Roma Olimpico. Siamo nel corso del 29esimo, Lazio 2 Spezia 1, pallino sempre nelle mani della Lazio. Ora lo Spezia ci prova con Verde, pallone per Vignali sulla destra, il cross interessante mette fuori Patrick, rimessa laterale in favore dello Spezia che dopo parecchi minuti si è nuovamente avvicinato all'area di rigore della Lazio. Uno Spezia che soltanto ora sta provando ad organizzare una reazione dopo il secondo gol di Ciro Immobile. Ricordiamo, il capitano bianco celeste ha ribaltato il risultato dopo la rete iniziale di Daniele Verde, e come detto è stato lo stesso per la Lazio, è stato lo stesso inizio di Empoli, ha subito gol dopo 4 minuti dalla squadra avversaria ma ha prontamente reagito e dopo 60 secondi ha ripreso la partita con Immobile, e poi lo stesso Immobile ha realizzato il gol del 2-1 al quarto d'ora. Il palleggio della Lazio nella propria a metà campo, Acerbi, Leiva, ancora Acerbi, viene affrontato da Verde e allora è costretto a cedere all'indietro a Pepe Reina. Reina con il pallone all'interno dell'area di rigore, 29 minuti 25 secondi sul cronometro, Lazio 2 Spezia 1 Bergamo. 28 e mezzo qui a Bergamo, mentre sono le 19, il vicino campanile che si vede alla nostra sinistra sta rintoccando con le campane, la 7 di sera. 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che ci prova ancora con Toloi, Toloi per Pasalic, Pasalic per Freuler che è inseguito da Svanberg, si libera del pallone, il tocco poi a sinistra per Gosens, Gosens Muriel costretto a uscire fuori dall'area di rigore avversaria, poi l'apertura per Malinowski, attenzione, spazio per l'inserimento, il tiro, la parata di Skorupski e poi va a salvare letteralmente il Bologna dalla possibile ribattuta sul tiro di Gosens, anzi di Gosens, la respinta da parte di Skorupski, si era avventato sul pallone Ilicic ma è stato davvero provvidenziale il giocatore del Bologna X ad anticipare Ilicic che poi nel tentativo di colpire il pallone colpisce anche X e dunque ci sarà il calcio di punizione in
favore del Bologna, quindi niente calcio d'angolo. È davvero provvidenziale l'intervento di Ike, il giocatore del scozzese, giovanissimo del Bologna, la seconda stagione in maglia rossoblu, classe 2002, che ha letteralmente tolto il pallone dalla disponibilità di Ilicic, che poi nel calciare ha colpito le gambe di Ike, e quindi non c'è calcio d'angolo ma calcio di rinvio per il Bologna. Ma Atalanta vicina al vantaggio esattamente al minuto numero 29 con il tiro di Gosens e la respinta di Skoruski, che però era stata centrale, quindi molto molto rischiosa per un portiere. Ma ancora Atalanta che prova a premere con Gosens, che va a guadagnare un fallo laterale. Siamo dunque sulla fascia di sinistra, vanno a posizionarsi i difensori del Bologna, il tocco è ancora per Ilicic. Ilicic, il pallone che arriva all'indietro, il tocco poi ancora per Freuler che dà ancora all'indietro per Gin City per Toloi, rischia tantissimo con questo retropassaggio per Musso, che era fuori dai pali, ma soprattutto c'era Arnautovic che ha letteralmente sfiorato il pallone. Ancora il tocco per Pasalic, che rilancia, non filtra, recupera ancora il Bologna, entra Pasalic con lo scontro a centrocampo ancora con Ike, ma l'arbitro lascia proseguire Sansone, 3 contro 3 per il Bologna, all'esterno di Sansone non esce Musso e Gin City è costretto a mettere in corner, e qui indecisione dell'ex portiere dell'Udinese con Gin City, che ha messo in corner per il quarto tiro dalla bandierina, 0 in favore della Bologna, dato però assolutamente platonico. 31esimo minuto, 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo all'Olimpico. Dove siamo entrati nel 33esimo, la Lazio in vantaggio sullo Spezia per 2-1, ma poco fa occasionissima ancora per la squadra di Maurizio Sarri, e sempre sull'asse Felipe Anderson, Pedro, fuga da parte del brasiliano sul settore di sinistra, pallone in mezzo, inserimento perfetto da parte dello spagnolo ex Roma, controllo, tocco col sinistro e Zet si è salvato miracolosamente con un gol che sembrava davvero fatto, perché Pedro aveva calciato da distanza rapida. Prodezza da parte di Zet, Lazio ad un passo dal gol del 3-1. Luis Alberto calibra molto bene per Marusic, ancora Pedro, giocatore di rara intelligenza calcistica, lancio in profondità ancora per Marusic che si propone, viene chiuso però bene Marusic da bastoni, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della formazione biancoceleste in vantaggio sullo Spezia per 2-1, ma sono state due le occasioni per gli uomini di Sarri per aumentare il bottino. Ancora il cross in area di rigore, l'uscita da parte di Zet sul cross operato da Luis Alberto, e lo Spezia sta soffrendo moltissimo la corsia di sinistra dell'attacco della Lazio, perché Felipe Anderson sta dominando il duello con Amian e anche con Vignali, lì lo Spezia è davvero in grande difficoltà, ma Felipe Anderson gode di troppa libertà, e probabilmente Thiago Motta dovrà rivedere nell'intervallo la posizione dei suoi giocatori che agiscono sulla corsia destra. 34 sul cronometro in questo momento, Lazio 2 Spezia 1 Bergamo. Invece ci avviciniamo al 33esimo minuto, situazione sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma l'Atalanta ha preso sicuramente possesso della metà campo rossoblu. L'apertura è ancora a sinistra per Luis Muriel, che entra da lì, tipica andatura del colombiano, che poi inciampa sul pallone, cerca di recuperarlo, non ci riesce, riparte il Bologna con De Silvestri, il tocco per Orsolini che pronti via, ha avuto forse l'occasione più limpida della partita, mandando alto da ottima posizione, palla ancora per Kingsley tiene in campo il pallone, poi il tocco è all'indietro sempre per De Silvestri, che a sua volta fa proseguire per il portiere Skoruski, ancora Skoruski, si allarga Ike che cerca di ricevere il pallone, ma Skoruski cambia idea e va a servire ancora De Silvestri, adesso è assolutamente gremita la curva alla nostra sinistra, il tifo caldo dell'Atalanta, Bologna che mantiene il possesso palla ma all'interno della propria area di rigore. Skoruski va a effettuare il rilancio lungo, Arnautovic preceduto da Palomino, non è la prima volta, recupera ancora Ilicic che gira su se stesso, mette il pallone a terra, Ilicic cerca il filtrante per Muriel, ma è molto bravo Medel a interrompere, poi va a terra un giocatore dell'Atalanta, ancora non c'è fallo, protesta Malinowski, ma riparte il Bologna con Sansone che resiste a una carica
cerca Sansone, poi però rinviene su di lui, lasciato troppo solo Sansone, e qui si gira un po' verso i suoi compagni come a dire insomma posso provare a tenerla quanto vuoi, però se ne ho quattro attorno prima o poi la perdo. E così è stato. Palla che arriva a Ilicic, si allarga Mele sulla destra. Ilicic prima sembra voler accentrarsi, poi incespica sul pallone, poi la dà a Mele, ma quando la difesa del Bologna ormai si è assestata, poi c'è un intervento forse di mano, forse di spalla per l'arbitro, si tratta di rimessa con le mani, no, calcio di punizione, chiedevano anche il giallo che in realtà non c'è, e quindi ancora Atalanta con Malinowski, l'apertura tutta a sinistra per Gosens che mette giù il pallone, il tocco all'indietro per Gin City, l'esterno per Muriel, cerca di filtrare, l'intervento in scivolata, palla che schizza dalle parti di Musso. Quasi 35 minuti, si alza il primo cartellino giallo, vediamo all'indirizzo di chi, ci sono proteste e c'è anche un capannello e c'è Medel in mezzo, forse l'ammonito è proprio Medel. 35esimo, Atalanta 0 Bologna 0, Olimpico di Roma. 36esimo all'Olimpico, Lazio 2 Spezia 1, ricordiamo verde dopo 4 minuti, pareggio immediato della Lazio con Immobile, ancora il capitano biancoceleste a realizzare il 2-1 con doppietta personale al quarto d'ora, calcio di punizione in favore dello Spezia che viene battuto dal portiere Zet dopo una spinta di Immobile ai danni di Erlich, pallone a centrocampo, colpo di testa proprio di Erlich, quello di Acerbi, mette giù il pallone Milinkovic servendo Marusic, da questi a Pedro che regala però il pallone agli avversari, esattamente a Salva Ferrer, poi ancora lo spagnolo che mette in movimento all'indietro Nicolau, c'è il disimpegno da parte dello Spezia con Amian, la pressione di Felipe Anderson, poi la girata di Maggiore, il colpo di testa di Verde a cercare Giasi che viene messo a terra in maniera irregolare da Patrick, quindi lo Spezia guadagna un calcio di punizione nella metà campo della Lazio, va Verde sul punto di battuta, deve allontanarsi, è Luis Alberto che ostacola la ripresa del gioco, glielo fa notare l'arbitro Dionisi, punizione battuta, ancora Verde, torna Luis Alberto, i due numeri 10 a confronto, va a svariare Verde in mezzo al campo, poi serve sulla sinistra Salva Ferrer, ancora il catalano che mette in movimento Colley, giocatore arrivato in prestito dall'Atalanta, anche ex Verona, attenzione all'imbucata, Cerbi all'indietro per Reina, si salva la Lazio, siamo al 38esimo nel corso del primo tempo, Lazio 2 Spezia 1 Bergamo. Allora qua ci avviciniamo al 37esimo, è sempre 0-0, ma andiamo per vedere i cartellini gialli che sono stati prima della partita. Allora Medel confermato, ve l'avevamo detto in tempo reale, per un intervento in netto ritardo su Gosens, però quelli dell'Atalanta chiedevano qualcosa di più del giallo perché Medel entra praticamente sul piede deciso, Gosens è reiterato nelle proteste e a quel punto l'arbitro alzato dopo Medel ammonisce anche Gosens per proteste, non ci sono diffidati, siamo alla seconda di campionato, ma ci sono squalificati Deron, una squalifica che arriva dallo scorso campionato, e Scouten e Soriano nel Bologna invece espulsi nella partita di apertura contro la Salernitana. Adesso i fischi che sentite sono per Gary Medel proprio per l'intervento in precedenza, il tocco per Ikei, poi per Kingsley per Svanberg, Arnautovic, questa volta è lui che anticipa Palomino, ma subentra ancora un preziosissimo Pasalic, davvero oggi lo trovi in tutte le parti del campo, Svanberg forse messo giù, allarga le braccia forzato, come a dire non c'è niente, e quindi può ripartire l'Atalanta con Ilicic, Ilicic punta al suo diretto avversario, si accentra, il cambio di gioco, lo stop di coscia di Malinowski, arriva Pasalic, Pasalic per Muriel, area di rigore, Gosens alle sue spalle, Muriel colto un po' in controtempo, perde un attimo di gioco, l'apertura poi ancora per Ilicic che non controlla bene, sta avendo un po' un calo fisico dopo un buon inizio, Josip Ilicic qui regala il pallone al portiere Skoruski, siamo arrivati alla 38esimo minuto, non si scalda più nessuno, Atalanta 0, Bologna 0, e torniamo a Lazio Spezia. Sta crescendo lo Spezia in questo finale di primo tempo, siamo al 40esimo, Lazio 2 Spezia 1, poco fa combinazione da fuori da parte di Colley, Giasi e lo stesso Colley, conclusione da parte del Gambiano dai 22 metri, pallone di poco alto sopra la traversa con Reina a guardare il pallone stesso, azione pericolosa, la prima dello Spezia dopo il gol realizzato all'inizio della partita e soprattutto dopo i due subiti
finiti da Immobile al quinto e al quarto d'ora. Ancora Spezia, ci si mette l'arbitro che deve interrompere il gioco, pallone che carambola involontariamente sulle sue gambe, lo riconsegnerà ai giocatori dello Spezia che stavano attaccando. Possesso palla per la squadra di Thiago Motta, Vignali sulla destra per Amian, scambia con Verde che parte sempre molto da lontano proprio per non dare punti di riferimento alla difesa della Lazio. Stessa cosa fa Giasi che viene trattenuto da Patrick. Calcio di punizione in favore dello Spezia, siamo ad oltre 35 metri dalla porta difesa da Pepe Reina con il cronometro che segna 40 minuti e 25 secondi. Seguiamo il calcio di punizione con Verde che si è impossessato del pallone, vedremo se proverà direttamente la conclusione in porta oppure se deciderà di scodellarlo all'interno dell'area di rigore. Vediamo i giocatori allineati ai 16 metri. Verde guarda la posizione dei compagni di squadra, probabilmente effettuerà un cross sul secondo palo. Vediamo il fischio da parte del direttore di gara Dionisi che sta per arrivare, si allontana Dionisi dall'area di rigore. Allora è tutto pronto per questo calcio di punizione in favore dello Spezia. Ecco il fischio di Dionisi, parte Verde che ci prova ma la conclusione termina larga alla destra di Reina. 41 minuti e 8 secondi nel corso del primo tempo, Lazio 2 Spezia 1 Bergamo. E qui abbiamo appena superato il 40esimo e 0-0 e visto che il gioco è interrotto ci fermiamo per la pubblicità. Oltre il 40esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, c'è una punizione della Bologna ma Ichi si attarda a batterla. Vediamo che Orsato controlla il suo cronometro, probabilmente sarà tutto tempo che verrà recuperato De Silvestri. Il pallone per Orsolini che gira su se stesso, poi il tocco all'indietro ancora per De Silvestri, a sua volta all'indietro per Skoruski, il tocco del portiere polacco che poi effettua il rinvio lungo. Arnautovic, ancora duello aereo con Palomino, alla meglio Arnautovic, il tocco per Sansone qui sbilanciato da Pasalic sotto gli occhi dell'arbitro. C'è calcio di punizione in favore della Bologna dentro il cerchio di centrocampo, appena dentro la metà campo dell'Atalanta, e quindi calcio di punizione in favore della Bologna con Dominguez che si incarica della battuta, poi lascia il pallone a Medel che cambia per Bonifazi per Ichi che da centrocampo chiama in causa il lontanissimo portiere Skoruski. Credo che l'intenzione della Bologna sia quella di arrivare sullo 0-0 negli spogliatoi, o meglio di non subire il gol da parte dell'Atalanta e mantenere questo ordine in campo con Kingsley adesso che prova a lanciare Orsolini che entra in area di rigore dalla destra fronteggiato da Jim City, la supera, mette al centro, la lascia passare Musto e qui è fortunato perché non ci arriva Sansone, il pallone attraversa lo specchio della porta e termina in fallo laterale, non c'è tocco da parte di Musto, la rimessa da parte dell'Atalanta che si guadagna un altro fallo laterale, no, perché carambola su Mele il pallone, quindi la rimessa in favore della Bologna che quindi si mantiene in fase d'attacco con Aaron Ickey, giocatore scozzese davvero cresciuto tantissimo, anche personalità, ripetiamo stiamo parlando di un 2002. Ancora Ickey che cerca un compagno vicino, perde tempo, si becca i fischi del pubblico che sentite anche voi amici ed ascoltatori grazie all'assistenza tecnica di Daniele Bulgarini. La cross da parte di Dominguez, Musso si coordina, va in presalta e blocca, 2 minuti e mezzo al 45esimo, poi vedremo se Orsato assegnerà il recupero. Atalanta 0 Bologna 0. Torniamo da Marchesi, Lazio Spezia. Siamo al 44esimo minuto, 2-1 in favore della Lazio, il gioco è fermo perché c'è stato un intervento dubbio in area di rigore di Erlich su Pedro con tanto di possibile fallo di mano ed è in corso un silent check tra l'arbitro Dionisi e il VAR Aureliano. E vedremo quale sarà la decisione del direttore di gara che sta parlando con Aureliano arbitro una settimana fa del match tra il Napoli e il Venezia con l'espulsione discussa di Osimhen dopo 23 minuti, rosso diretto. Allora va a vedere l'arbitro a bordo campo. Vediamo un po' quale sarà la decisione. Allora, in attesa di questa decisione
Giuseppe Bisantis, ti do la linea, siamo al 45esimo, poi interverrò per la decisione. Di Dionisi, a te. D'accordo, tempestivo questo passaggio di linea, perché nel frattempo c'è una punizione per l'Atalanta da posizione molto interessante, a circa 6-7 metri dal limite dell'area di rigore del Bologna, leggermente spostati sulla sinistra, barriera del Bologna con tanto di coccodrillo, ossia il giocatore steso dietro per evitare che il pallone passi sotto le gambe del muro bianco del Bologna. Parte Muriel. Calcio di rigore in favore della Lazio, Bisantis è arrivata alla decisione, rigore in favore della Lazio, quindi con tanto di cartellino giallo nei confronti di Erlich. Siamo al 45esimo minuto e Ciro Immobile è pronto, sta dal dischetto per calciare in porta, 3 minuti di recupero nel frattempo, rigore per la Lazio, dunque è stato punito l'intervento col braccio da parte di Erlich, probabilmente c'era anche un mezzo fallo su Pedro con intervento che è andato a colpire lo spagnolo, ma è stato punito l'intervento con la mano, con il braccio del difensore croato. Immobile contro Zet, primo dei 3 minuti di recupero, prende la rincorsa, fuori dall'area di rigore Ciro Immobile, pronto Zet, saltella sulla linea di porta, ecco Immobile, il tiro, la parata di Zet che ha intuito la direzione della conclusione di Ciro Immobile, pallone basso, radente, si è tuffato sulla destra, Zet e ha deviato in calcio d'angolo, parziale che resta fermo sul 2-1 in favore della Lazio, nuovamente Bergamo. E allora qui siamo al 45esimo, ma ci sarà tempo da recuperare, perché sulla punizione che stavamo descrivendo, terminata poi sulla barriera, tiro di Muriel, sul proseguo dell'azione, uscita tranquilla di Skolmoski. Attenzione, Bisantis, si è subito riscattato Ciro Immobile sul susseguente calcio d'angolo dopo il rigore parato da Zet. Luis Alberto ha pennellato sul secondo palo, sulla testa di Ciro Immobile che è sotto la curva nord a festeggiare con i tifosi biancocelesti, e Ciro Immobile sa già che al termine della partita si porterà il pallone a casa, perché è tripletta per lui. Lazio 3 Spezia 1, colpo di testa vincente di Ciro Immobile al 47esimo minuto, ancora 60 secondi e poi il primo tempo si concluderà qui all'Olimpico. Lazio 3 Spezia 1 Bergamo. E dovrebbe essere così anche a Bergamo, visto che sono stati assegnati 2 minuti di recupero, ne è passato uno ma praticamente non si è giocato. Infatti vi stavo raccontando che dopo quella punizione di Muriel tenuta sulla barriera, sul proseguo dell'azione, uscita tranquilla di Skoruski, però c'è stato uno scontro testa contro testa tra un giocatore dell'Atalanta e uno del Bologna che sono rimasti a terra. Quello del Bologna si è rialzato adesso da dietro la porta, sta raggiungendo il centro del campo, si trattava di Ike, invece turbante per il giocatore dell'Atalanta, dovrebbe trattarsi di Ilicic che è andato quindi allo scontro con Ike, e quindi questi 2 minuti di recupero non si sono giocati, ne è passato 1 e 40. Vediamo gli applausi per il giocatore atalantino che si è rialzato, mentre Mihajlovic dà indicazione a Dominguez, il giocatore dell'Atalanta comunque non era Ilicic bensì Palomino che si era portato in avanti, e quindi ci sarà il rientro in campo di Palomino, per ora con un turbante, poi vedremo se nell'intervallo lo staff medico applicherà un cerotto o qualcos'altro al giocatore argentino dell'Atalanta che si è scontrato con Ike, il quale è rientrato in campo un po' intontito ma senza fasciature. E allora i 2 minuti sono passati, ma credo che si debbano giocare ancora tutti quanti. Attenzione, Arnautovic, Orsolini, area di rigore, la mette al centro, ennesimo calcio d'angolo in favore del Bologna. Pensate, 5-0 il conto dei corner per il Bologna sull'Atalanta, sembrerebbe un dominio del Bologna, ma ennesima dimostrazione che il dato sui corner non sempre è indicativo. La partita la sta facendo l'Atalanta, il punteggio è fermo sullo 0-0. E allora seguiamo dalla bandiera di destra questo tiro del Bologna, alzato un braccio, pallone che spiova, attenzione, deviazione, mischia Palomino, arriva sul pallone, lo svirgola un po' ma lo mette in fallo laterale. Questi sono palloni molto molto difficili per le difese, perché se anziché terminare dalle parti di Palomino fosse terminato dalle parti di uno dei giocatori del Bologna, e ce n'erano che si erano portati in area di rigore, a quel punto sarebbero stati guai seri. Adesso Bonifazi, fallo di mano di Arnautovic che abbassa il capo, si ferma e quindi non protesta, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, se ne incarica Rafa Toloi che poi va a servire il portiere Musso. Siamo già al terzo minuto, oltre il 45esimo, 48esimo, ma io credo che si giocherà almeno fino al 49esimo. Teniamo la linea, poi sentiremo anche da Massimo Barchesi il finale di Lazio Spezia, anche lì per via del rigore, per l'intervento del VAR, come abbiamo sentito c'è stato un recupero abbastanza
abbastanza corposo. C'è ancora un fischio da parte di Orzato che vede un fallo di Svanberg della Bologna e comanda un calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Forse 20 secondi alla termine, siamo già un minuto e 40 oltre i due di recupero comandati dall'arbitro Orzato, ma ripeto, non si è praticamente giocato per i primi due minuti causa infortunio. Arriva il fischio proprio sull'azione di Mele e quindi 0-0 alla fine del primo tempo, dopo quasi 4 minuti di recupero tra Atalanta e Bologna. Situazione all'Olimpico che poi darà la linea agli studi di Saxa Rubra. Te Barchesi. Grazie a Giuseppe Pisantis. Si è concluso il primo tempo qui allo Stadio Olimpico, un primo tempo dominato da Ciro Immobile, autore di una tripletta, ha sbagliato anche un calcio di rigore, ma l'errore è stato poi compensato dal terzo gol al 47esimo di testa sull'azione susseguente da calcio d'angolo. Lo Spezia che era passato in vantaggio al quarto minuto con Verde, poi la tripletta di Immobile è andato in gol al quinto, al 15esimo e al 47esimo. 159 gol in Serie A per Immobile, 154 con la maglia della Lazio, ed è a meno 5 dal record, dal primato di Silvio Piola. Ci fermiamo dunque qui, anche qui dallo Stadio Olimpico, linea che torna agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio e poi i secondi tempi di Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia. Saxa.